Aldo Reschigna, vicepresidente regionale, esponente del territorio, come ama definirsi lui, e ha sempre detto: su Stat Bagar del Dea alla fine quello che ce ne rimetterà sarò io personalmente. È sempre convinto di questo? Oggi sono convinto di un'altra cosa, che finalmente c'è un salto culturale da parte di tutti, che il tema della medicina territoriale non viene vissuto come un modo per sviare l'attenzione sugli ospedali, ma come un'esigenza forte di questo territorio. E il fatto che il Presidente della Giunta regionale, l'assessore Saitta, per me era doveroso, siano venuti qua, consapevoli che ci sarebbero stati anche momenti di tensione, è un fatto che rende forte questa amministrazione regionale. Voglio ricordare, senza polemiche, che 3 anni fa Cotta venne al Galletti a una condizione che nessuno poteva parlare, parlò solo lui. Qui Chiamparino, anche nel modo franco, duro, con cui è abituato a affrontare le situazioni, si è messo in un rapporto con questo territorio. Quindi è soddisfatto di questo incontro? Oggi è iniziata una nuova era per il Verbano Cuseossola. Non mi faccio illusioni sul fatto che quando parleremo di ospedali emergeranno ancora le divisioni del territorio, però credo che almeno avere alcuni obiettivi che riguardano il cittadino dell'Ostola come quello del Verbano quel Cusio e che sono vissuti come elementi che aiutano e preservano il cittadino sia importante. Questo è il passo che oggi è venuto fuori. Un'ultima domanda, lei lo sa che domandare è lecito, rispondere cortesia, ma se il consigliere regionale Aldo Reschigna deve scegliere tra il DEA di Domodossola e il DEA di Verbania, cosa sceglie il consigliere regionale? L'assessore regionale, al momento in cui la giunta regionale assumerà una decisione, si assumerà con la giunta regionale la responsabilità. Grazie.